Chiara, se l'accendi magari ce l'ho fatta. Ladro di biscotti, questo è l'ultimo pacco. È mio. È mio. È mio. Il ladro di biscotti. Dammi che te li apro, vieni. Buongiorno, comunque, vuoi salutare? Sì, buongiorno, lo sapete. Lo sapete? Adesso. Sì, lo sapete, si dice, amore, non lo sa, si dici. Ah, che certo che fra me e te. Brava. No, ma oggi che è? Oh, che stordita. Questo è quello che tocca a me stamattina per colazione. Due biscotti. Vabbè. Indovinate un po' che cosa è iniziato? Questo bimbo è ipnotizzato. Che cosa è iniziato, amore? Oh! Chi è? Marek? Niente. Pablo, Pablo, Pablo vede il mondo a modo suo. E questo cartone piace un sacco anche a me. Vede il mondo a modo suo. Voli anche tu? Noi stiamo per iniziare la video lezione, ragazze, e stamattina dovremo fare degli esperimenti con l'olio, il colore alimentare, l'acqua e un'aspirina effervescente e vediamo un pochino che cosa ci fanno fare. Io comunque non vi ho ancora dato il buongiorno, buongiorno followings, buon venerdì a tutte. Cosa c'è? Niente, vediamo questo esperimento stamattina. Poi noi stamattina usciamo, che bello! Andiamo in posta perché devo andare a pagare la bolletta assolutamente perché scade. E devo andare a prendere due cosine qua sotto all'alimentare, tipo uova, zucchero, queste cose qua che non ho più. E niente, quindi mattinata piena, niente ragazzi, io mi collego, ovviamente sto scherzando, io mi collego e ci aggiorniamo dopo. Marek, vieni! No, non era stamattina. Cioè, io ho preparato tutto qua e non era stamattina, era oggi, vabbè. Infatti io ero tutta casata lì davanti con il computer, messo in alto per far vedere anche tutto l'ambaradan qui, con la roba davanti. In più stamattina dovevamo mettere i baffi, me lo sono ricordata all'ultimo, dovevamo disegnarci i baffi, ce li siamo già anche tolti perché dobbiamo andare in posta. E quindi mi sono presentata lì con i baffi, con sta roba davanti. Sembravo lo scienziato pazzo, le maestre sono scoppiate a ridere. E dentro di me dicevo: ma che ridono? Scusa. Ho detto: maestre, ma le maestre hanno detto, no, i baffi sono giusti, mamma, ma l'esperimento è oggi. Oh. No, che testa che c'ho, ma vabbè, non lo so, ma è così. Qui c'è Charlino con tutta la sua pappa svolazzata. Ma sei proprio un monello come Marek, tu dove sei? Vieni qua, non ti nascondere. Charlino, eccolo là sotto. Dove vai? In tante a volte mi scrivete, ma Charlie dov'è? Charlie è qui, ragazze. È qui, puzza, ed è qui. No, vabbè, l'acquario va cambiato ogni singolo giorno, anche perché io non ho il filtro, non ho ancora quello lì col vetro e col filtro, quindi avendo solo questa qui, che presto la cambieremo perché... A parte che lui cresce, ha bisogno di più spazio. In più voglio assolutamente il filtro. Perché guardate, lui quando mangia fa un casino. Vabbè, giustamente il cibo va dappertutto. E poi la sera inizia a puzzare un po'. Se casomai mi dimentico di lavarlo una sera, la mattina dopo moriamo asfissiati. Quindi bisogna pulirlo sempre. Però capita che mi dimentico. Ma poi l'acqua diventa tutta di un colore strano e assolutamente. Diciamo che sono molto costante con Charlie. Io ogni mattina. Prima di dargli la pappa gli cambio l'acqua. Stamattina ha fatto un macello, Charlie. Comunque se non lo faccio la mattina lo faccio la sera, ecco. D'estate
due volte al giorno, perché ragazze puzza tantissimo, mentre d'inverno, d'autunno, comunque in primavera così, basta una volta al giorno, anche una ogni due giorni, non succede niente. Quando mio marito è andato a prendere la tartaruga gli hanno detto ogni quattro giorni, io mi chiedo come si fa a tenere un acquario di una tartaruga quattro giorni, senza il filtro ovviamente sto parlando, cioè sapete che puzza? Ma poi poverino, cioè sta, sembra che sta in una palude. No, anche no. Comunque, Charlie non si vuole far vedere, io non lo voglio disturbare. Mamma, rimuoi, ciao, patatino. Eccolo lì, Marek, che urla. Sta arrabbiando, non so con chi. Charlie, puzzettino. Vabbè. Niente, ragazzi, noi adesso dobbiamo andare in posta se Marek si sbriga. Andiamo in posta, vediamo. Bravo, Marek. Guarda dove vai, amore. Guarda dritto. Fai vedere un po' cosa hai trovato. Due monetine. Due monetine, le abbiamo trovate vicino alla posta. E Marek le ha volute portare in posta per chiedere questa se erano della signora della posta. Questa ha portato quello della terra. E Marek ha chiesto prima alla signora della posta se erano sue. Quando tutti gli hanno detto che non erano di nessuno, le ha detto allora le metto nel mio salvadanaio, amore mio. Vieni qua che c'è la strada lì. 10 pietre. Fammi vedere un po'. 5. Fammi vedere queste pietre. Contale un po', sono tante da contare. Quindi quella? Le pietre grosse affondano. Le pietre grosse affondano, anche quelle piccoline, mi sa, eh. Siamo a casa, siamo tornati dalla posta e ho portato Marek vicino al fiumiciattolo che c'è qua vicino e siamo tornati a casa. E ragazze, ho preparato per Marek la pastina col formaggino, non vuole altro. Dopo gli farò anche il petto di pollo con delle carote crude perché cotte non le vuole più. E invece per me ho fatto questi gnocchi alla zucca. In realtà c'è scritto due porzioni, io li ho fatti tutti, però effettivamente sono tanti. Quindi questo è il mio piatto e il resto è rimasto nella pentola e penso che lo mangerò stasera. Perché a Marek non piacciono tutte queste cose ripiene, non gli piacciono per niente. Comunque ne ho assaggiato uno e devo essere sincera, non mi fanno impazzire perché sono troppo dolci. Cioè è vero che la zucca è dolce di suo, però questo è davvero esageratamente dolce. Però vabbè, si possono mangiare. Niente, noi mangiamo. Buon appetito a noi, sto morendo di fame, a dopo. Rieccomi ragazze, oggi è il giorno dopo, cosa sul sopracciglio, e non sono più riuscita a riprendere niente in questi giorni, in più non è uscito il video venerdì, ma è uscito per voi oggi, che è sabato, per me invece venerdì. Scusatemi, ma prestissimo, prometto che capirete, in teoria dovrei farvi quel famoso video dove vi racconto la novità o mercoledì o venerdì. Quindi tra mercoledì e venerdì dovrei farvi quel video lì, anche perché è diventato ormai quasi impossibile nascondervelo. Cioè davvero, ma poi capirete tutto nel video che uscirà appunto mercoledì o venerdì o malissimo che vada lunedì prossimo. Comunque e riuscirete a capire appunto il delirio che sta succedendo nelle nostre vite. E siccome non riesco ormai, davvero tanta roba che non posso più nascondere neanche con le inquadrature insomma più magiche del mondo, ma capirete prestissimo capirete. Comunque oggi evento più unico che raro, Marek si è addormentato dopo una mattinata abbastanza intensa e ce l'ho fatta. Stranamente, veramente mi ha detto lui: mamma, sono stanco, voglio andare a dormire. Ok, in più vi devo raccontare un'altra cosa prima che mi metta a pulire sto caos di cucina. Praticamente ragazze, ieri sera stavo cucinando la carne sulla padella, sulla piastra, stavo facendo le costine di maiale che non ho mai fatto in casa, non le farò mai più, per prima di tutto il motivo che vi sto per raccontare, seconda cosa perché la puzza rimane due giorni. Cioè io è tutto ieri sera che ho tenuto aperto tutta la mattina fino adesso che sono le 2, cioè in casa abbiamo 18 gradi ma io ho tenuto aperto perché c'era una puzza incredibile. Comunque che cosa è successo?
È successo che stavo cucinando ieri queste costine di maiale, all'improvviso, non so se il grasso è andato sui fuochi, non lo so, all'improvviso vedo una fiamma alta di proprio fuoco e mi sono spaventata. Allora ho detto, oddio, fammela spegnere subito prima che diventa grande. Gli ho versato l'acqua e ho sicuramente peggiorato la situazione perché è arrivata una fiamma talmente alta che mi sono veramente spostata, Chiara, spostata, che mi sono spostata così. Cioè, in un nanosecondo mi stava per travolgere il viso, cioè io stavo veramente per bruciarmi tutta la faccia, ragazze, ieri. Io adesso lo racconto così, ma ieri ero sconvolta. O sono rimasta con la mano che mi tremava e la voce tremante per un'ora e passa. In più avevo Marek in cucina, per fortuna non vicino ai fornelli, ma io Marek non lo tengo mai vicino ai fornelli, mai. Ma era nella sua cucinetta, qui, nella sua cucina, che stava giocando. A un certo punto ha detto fuoco, mamma brucia, mamma ti bruci, proprio così. Mio marito ci ha sentiti urlare, era sotto la doccia, è uscito tutto nudo, stava pure dando una capata sulla stufa perché stava per scivolare, poverino. E, però il fuoco si era già spento, ma io dopo gli ho detto a mio marito, amore, come l'hai spento il fuoco? Mi ha detto, guarda che io quando sono arrivato il fuoco era già spento. Guarda che io non l'ho spento, cioè io sono, non, o l'ho rimosso perché ero talmente spaventata, ragazze, che non mi ricordo più come sia successo tutto, non lo so. Comunque, fatto sta che mi stavo letteralmente bruciando la faccia. E per fortuna avevo i capelli legati perché io di solito, lo sapete, ce li ho sciolti. Per fortuna ho il vizio, la maggior parte delle volte quando cucino, di legarmi sempre i capelli. Se io avevo i capelli sciolti, secondo me le mie ciocche prendevano fuoco perché mi è andato così talmente vicino al viso che ho sentito proprio il calore, ma una fiamma altissima. Ora vi lascio le foto di come si è combinato il mobile, che poi ho pulito, per fortuna non si è rovinato niente. E dalle foto non so se dà l'idea perché ho fatto le foto solo al mobile da questo lato qua, non sono stata a riprendere la videocamera, a fotografare tutto, a parte che ero talmente scioccata, ma ho fatto le foto per mandarle ad Anna per fargli vedere perché gli ho raccontato. Mia mamma non l'ho ancora detto, credo che lo scoprirà vedendo questo video, perché so che mia mamma è, cioè, guai, sa una cosa del genere, muore. E quindi niente, cioè, assurdo, davvero, mi sono davvero tanto spaventata. Comunque, oggi pomeriggio, se Marek ha voglia. Anche perché è un po' giù di morale Marek oggi, proprio lo vedo proprio un po' giù. Comunque, se voglia, facciamo qualche lavoretto di Pasqua, così ve lo faccio vedere, magari lo potete fare con i vostri bimbi. Io adesso, ragazzi, do una pulita alla cucina, se riesco mi metto anche a stirare e ci vediamo dopo. Ora è 18. Pablo, Marek, ragù. Sto preparando il ragù perché stasera voglio fare la pasta al forno, che non la faccio da tanto tempo. Mio marito è un po' che me la chiede ed è un po' che non la faccio. Adesso io e Marek volevamo fare quei lavoretti di Pasqua, ma ahimè non trovo più la scatola dove all'interno avevo tutte le cosine. Vuoi fare questo? E siediti, adesso te lo preparo. Non trovo più la colla vinilica, gli occhietti, tutte quelle cosine che avevo. Adesso mi ha chiesto di dipingere, lo faccio dipingere un po'. E mi spiace perché volevo fare un sacco di cosine anche da mostrarvi. Poi domani me la cerco con calma quella scatola. Non vorrei averla messa via con la roba di Natale. Tutto possibile, tutto probabile. E pazienza, vado a vedere in cantina se l'ho messa giù. E niente, quindi adesso lo faccio dipingere un pochino. Ha dormito un sacco, ragazzi. Ha dormito 2 ore. Lui non dorme mai il pomeriggio. Mai, 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 mai. Oggi è crollato da solo. Mi ha detto, mamma, sono un po' stanco. Mi sono messa vicino a lui ed è crollato, steso, si è svegliato rilassatissimo, calmissimo, perché altrimenti mi vengono i 5 minuti, purtroppo. Comunque, adesso faccio dipingere un po' Marek, mi spiace non potervi mostrare i lavoretti di Pasqua, magari li facciamo nei prossimi giorni. In più volevo farvi vedere che cosa ho regalato a Marek per Pasqua. Ve lo lascio qua, vi lascio la foto perché li abbiamo ordinati su Amazon e ci arriveranno penso lunedì, ma devo riuscire a nasconderli e darli a Marek perché io e mio marito abbiamo deciso di prendergli 3 libri. Sapete che lui ama leggere. Ama tutte queste storie e ama soprattutto le storie di Lupetto. Quindi gli ho preso 2 libri di Lupetto e un altro libro della quale mi parla sempre, che non ricordavo il nome. E l'ho chiesto alle maestre quale fosse questo libro spiegando dell'alieno che faceva delle magie. Insomma, le maestre mi hanno dato il titolo, così ho preso anche quello. In totale ho speso 30 euro perché spendendo 25 euro
avete la spedizione gratuita per quanto riguarda i libri, e quindi io ne ho presi 3, ho speso 30 euro, gli abbiamo fatto il regalino di Pasqua e poi domani gli andrò a prendere anche l'uovo, sia da parte mia che da parte di mia suocera, perché mia suocera mi ha chiesto di prendergli un bel uovo di Pasqua, lei essendo giù a Napoli non può, come fa, glielo spedisce? No, io lo vado a prendere io da parte sua, poi tanto riceverà tante uova mia mamma, mio fratello, è inutile che gli faccio 50.000 uova, quindi io ne faccio uno e poi gli ho fatto questi 3 libri che così gli rimangono e boh. E ovviamente lui non sa niente. Io vi lascio, come vi ho detto, la foto qua dei libri, e se mi ricordo vi lascio anche il link di Amazon, che sono libri troppo carini per i bimbi dell'età di Marek, 4 anni, 5 anni, 6 anni. Niente, adesso vado a vedere che cosa sta combinando. Adesso non inizia più Paolo. E non ho finito. Ho dovuto travasare il ragù perché l'ho bruciato. Guardate qua. Allora, prima che prendesse, oddio, tutto l'odore del bruciato, ho detto faccio che spostarlo in un'altra ciotolina. Oh, vabbè, adesso un pochino lo andrò a congelare e mentre dell'altro lo utilizzeremo stasera. Voilà. Ta-ta-ta-ta. Sta per iniziare Ciao Darwin, ormai tutti i venerdì e Marek, oddio, sto cadendo, tutti i venerdì e Marek ce lo guardiamo, anche se stasera Marek ha deciso di guardarsi i treni, siccome io non ho voglia di vedere tutte le ferrovie dello Stato e tutte le stazioni d'Italia, perché ne ho le balls piene, me lo guardo di qua in cucina, lui lo lascia tranquillo in soggiorno, così almeno sto tranquillo, e oggi poi alla fine ha dipinto tutto il pomeriggio. Ha iniziato alle 6 quando è iniziato Pablo e ha finito alle 8 quando abbiamo mangiato, quindi è stato lì 2 ore, bravissimo, si è messo a dipingere, ha fatto foglie e foglie di colori mischiati, è stato bravissimo, è iniziato Ciao Darwin. E niente ragazze, quindi anche se questo video vlog è brevissimo, e lo so che ultimamente sono un po' così i miei video rispetto a prima, ma capirete presto il perché, sono un po' così, ecco, sono un po' così, quindi però a me non piace lasciarvi sempre senza video, già non è uscito venerdì, ho ricevuto 7.000 messaggi in direct su Instagram, anzi approfitto per dirvi che se vi fa piacere potete seguirmi anche lì, sono sempre Chiaretta Alfredo, preoccupatissime del fatto che non sia uscito il video e quindi mi spiace lasciarvi senza video, so che i vlog vi piacciono e che vi fanno compagnia, quindi io ve li faccio comunque, prestissimo ragazze, tanto ormai ve lo dirò a breve, entro fine settimana prossima ve lo dirò perché sono obbligata a dirlo, vi dirò la novità, usciranno dei video molto interessanti e aiuto, scusate la sedia, molto interessanti e, perché vi conosco, io ormai vi conosco benissimo e so che amerete quella tipologia di video, che non vedrete l'ora di vederla, quindi usciranno dei video molto molto interessanti e vi do un altro indizio, dai, sconvolgente, rimarrete sconvolte. Sempre tra virgolette, ragazze, cioè adesso non è che sconvolte tra virgolette, nel senso che secondo me non ve l'aspettate, non ve l'aspettate minimamente quello che sta per accadere e basta, non parlo più, sennò vi rovino la sorpresa, perché poi è bello farvelo scoprire così. Niente, io adesso vi mando un mega bacione, noi ci vediamo lunedì con un altro video. Vi dico già che lunedì non sarà quel video, quindi lunedì non sarà quel video e entro fine settimana vi farò quel video là. Se non è appunto fine settimana è inizio settimana prossima, ma cercherò di fare il possibile per farvelo tra mercoledì e venerdì. Niente ragazze, un bacione e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina e lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video e se vi ho tenuto compagnia. Ciao!